Ben ritrovati con il Salotto dello Sport da Mario Tenerani. E da Luca Calamai. E allora, quando il gioco si fa duro, ci vogliono i duri e diamo il benvenuto al direttore Duri di testa. Gabriele. No, no, duri, duri, veri, strong, perché sei un grandissimo giornalista. Il direttore Gabriele Grazie a voi. Canè, come dire, fiorentino all'opzione, tifoso del Bologna, ma domani farà il tifo per la Fiorentina, voglio dire, non Ma ci sono io dubbi, faccio sempre il no? tifo per la Fiorentina quando non gioca col Bologna, Quando non gioca perché il poi. Bologna. E quando gioca col Bologna e finisce 1-1, va bene. Va bene, ma ci speravi tu alla fine ancora, eh? Beh, sai, la Lazio che sta per vincere uno scudetto, vincendo le partite tutte tra l'85esimo e il 95esimo, ci ha insegnato che non è vero che le partite durano 90 minuti, come abbiamo sempre scritto. Certo, a quel punto lì e da quella posizione ci è voluto un gesto geniale di Orsolini per fare pari. Era stato un bellissimo gol anche quello della Fiorentina. Sì. Certo, prendere gol al 94esimo brucia di più, Ma oggi il calcio, risultato giusto anche per i miei equilibri direttore, oggi familiari. il calcio è cambiato, le statistiche dicono che negli ultimi 10 anni le partite iniziano No, all'85esimo, guarda, però molti ancora questo non lo vogliono anche averlo, Mario, sai. un 2-0 alla fine del primo tempo si torna in campo come fosse Sì, 0-0, sono d'accordo. perché E invece una volta non tornavano neanche più in non tornavo neanche in campo. campo, si diceva la partita è in ghiaccio. Allora Luca, tra poco sentiremo tre tratti salienti, la conferenza stampa di Beppe Jachini di oggi. Tu che dici? È una partita a trappola questa per la No, Fiorentina no, no, oppure... mi aspetto una bella Fiorentina, mi piace l'idea di Vlahovic e Cutrone de coppia d'attacco, mi piace l'idea di un Chiesa magari usato gli ultimi 20-25 minuti se la partita fosse ancora viva, vorrei cuore, orgoglio, coraggio, tutte le cose che non ho visto con la SPAL, vorrei anche che almeno per 90 minuti ci levassimo tutti dalla testa il concetto della paura. Quindi Ecco, bene. solo coraggio. Bene, mi piace questa introduzione di Luca Calamai. Allora andiamo al primo segmento di Beppe Jachini. Oggi si parla di Cutrone che esordirà dal primo minuto nella Fiorentina. Vediamo chi ha recuperato di più o di meno, e anche sulla base di questo poi mi regolerò sul fatto di poter andare a fare eventualmente qualche cambio, ecco, in corso d'opera. La cosa sicura è che, ecco, che posso dirti è che gioca Terracciano al posto di Dragoschi, ecco, anche perché mi sembra giusto far partecipe tutto il gruppo a quella che è la vita della squadra, la vita della settimana lavorativa, e il ragazzo sta lavorando bene e quindi è giusto che faccia parte anche lui della partita. E per il resto, beh, più o meno saremo sulla falsariga di quello che abbiamo visto in questo momento, però ecco, poi vediamo in qualche circostanza, in qualche caso, di valutare se per un eccessivo affaticamento ci sarà qualche cambio. Cutrone aveva detto che ieri dovevate fare i primi test Sì. perché era appena arrivato. Come sono andati? Come sta? E se può già giocare dal primo minuto è meglio ancora aspettare un attimo. Guarda, oggi avrò le risposte anche definitive a questa cosa, lo rivedremo anche un altro allenamento che sarebbe il terzo poi. In effetti oggi ne ha fatti solo due con noi e poi se le cose insomma ci saranno delle risposte insomma sufficienti potrebbe anche partire dall'inizio, certo vediamo però oggi come va la risposta di questi test. Volevo chiedere qualcosa sul calendario, anche in vista di questi due impegni, perché c'è il Napoli che gioca oggi e poi ce l'avete sabato. L'Atalanta, che sarà l'avversario della Fiorentina, giocherà addirittura lunedì, con 2 giorni in più di riposo rispetto a voi che giocherete sabato. No, ma Insomma. soprattutto ha giocato prima di noi, un giorno Ecco, prima, con il giorno 24 prima ore che prima. sabato. Come... Ma guarda, io non sono, ve ne accorgerete, a me non piace parlare di queste cose perché mi sembra quasi di dare un alibi, ma è solo una constatazione di fatto. È chiaro che dopo aver dato 8 giorni obbligatori che si devono dare ai ragazzi di vacanza per poter rientrare, poi si rientra, si fa una partita, 10 giorni di lavoro e poi si mette dentro 3 partite in una settimana, beh, è chiaro che nell'equilibrio delle valutazioni, nel momento in cui si vanno a sistemare, a stipulare insomma, i calendari, beh, il fatto di per 2 volte consecutive nella stessa settimana dover giocare, avere un giorno di meno di recupero rispetto ai tuoi avversari, insomma, è chiaro che fa, perché nelle 3 partite in una settimana avere 24 ore in più di recupero fisico
sicuramente è una valutazione importante, perché ce le abbiamo sia nella prima partita con l'Atalanta, che ha giocato in anticipo, no? E sia le avremo contro il Napoli, perché il Napoli giocherà martedì, insomma, oggi, e contro il Perugia tra le altre cose, e poi contro di noi in anticipo il sabato, e mentre noi giocheremo domani, quindi sicuramente sono valutazioni. Ci dispiace, siamo stati, diciamo, sfortunati. Direttore, non ti chiedo adesso di Cutro, non ti chiedo di Iachini per un semplice motivo. A parte, credo, nella tua prima permanenza addirittura alla nazione, credo che tu lo incontrassi, no? Vicino, sì, alla redazione, se che te lo ricordi da giocatore. Siamo un ristorante comune. Un ristorante comune. Però ti chiedo questo, è indubbio che i tifosi siano affezionatissimi a lui, li vogliono bene, lui oggi ha detto alla Fiorentina la squadra del mio cuore, però c'è una parte invece di tifoseria che magari fa un po' la snob, no? Arriccia il naso, la Fiorentina gioca male e quant'altro, però forse in questo momento Iachini è anche la soluzione più giusta, no? Per cercare, ha fatto 4 punti in 2 partite, che dici? Sì, appunto, ma sai, io credo che la Fiorentina e Atalanta sono speculari, nel senso che una, tutte e due non possono essere, secondo me, diverse da come in realtà sono. Cioè, una fatta male e l'altra fatta bene. La Fiorentina è necessariamente fatta male, adesso ce l'hanno comprata, ma voglio dire, arriva il nuovo proprietario a giugno, a terra da un altro mondo, come Poveretto si sta accorgendo bene sulla vicenda dello stadio. Anche la dirigenza non sa come, dove investire, cioè secondo me necessariamente veniva fuori una squadra un po' abborracciata, necessariamente ha fatto l'errore di non vendere Chiesa, perché per la cifra che ci davano bisognava portare Chiesa, i mobili, la mamma, sì, la nonna, la sorellina, perché non te li darà mai più, lo sa bene il nostro amico Cairo, che a cui davano 100 milioni per Belotti, però va detto che Commisso non poteva non venderlo, non poteva che tenerlo, voglio dire, per un motivo politico, arrivo e va via, esatto, il medio fico del bigoncio, no? E quindi è necessariamente una squadra che è un po' così, è una squadra forse che non è fatta da cattivi elementi, ma probabilmente non amalgamata. Io non la riconosco, ne chiacchieravamo prima con Luca, non riconosco il Pulgar che vedevo a Bologna. Infatti gli chiedevo, in virtù della sua conoscenza sul Bologna, io se non si chiamasse Pulgar... Voglio dire, anche gli altri sono forse mal amalgamati, insomma è una squadra venuta così. Altrettanto, e chiudo il discorso come l'ho iniziato, altrettanto non poteva non essere un'ottima squadra l'Atalanta, che viene da alcuni anni già di ottima squadra, un'organizzazione perfetta, una società perfetta, un allenatore che ha le idee ben precise, togli uno, metti l'altro, e se non sono secondi, sono terzi, sono quarti. Luca, invece ti chiedo di Cutrone, anche perché oggi, insomma, guardavamo un po' lo score del minutaggio, no? Sì, sì. Da agosto ad oggi. Sì, però io oggi veramente poco. Però io oggi, Mario, dicevo prima a Gabriele, ho fatto un calcolo, sì, no? Allora, sai chi è il capocannoniere della Fiorentina? Ora, il Massimo. Sono 3 giocatori a 3 gol. Vlahovic sicuramente. Castrovilli e Milenkovic, credo. A 3 gol, va bene? In tutto l'attacco della Fiorentina ha segnato 8 gol. Cioè ne ha fatti Muriel da solo 10. L'Atalanta ha fatto il doppio dei gol della Fiorentina. L'attaccante che ha segnato di più della Fiorentina, Vlahovic, non è credo sia il 48esimo della classifica cannoniere di Serie A. Quindi Cutrone è come un qualcosa che scende dal cielo, te lo devi tenere stretto, ha fatto un colpo di tacco che ti ha fatto capire che lui vede la porta, giochi Cutrone e faccia gol. Vabbè, ma non è una specie di Ciolito, ragazzi, è un po' Ciolito visto da fuori, poi magari forse è più lucido sotto porta. Può darsi, cioè, può darsi. È più opportunista. Io mi aggrappo ad una frase di Giovanni Galli di ieri sera, che ha detto, gli ricorda Pippo Inzaghi. Se fa anche la metà dei gol di Pippo Inzaghi, io so così. Anche un terzo. Sentiamo Beppe Iachini che parla del coraggio, insomma, della necessaria voglia di averne, insomma, vediamo. Noi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché per come era la situazione 15 giorni fa, eravamo a 2 punti, 3 punti da quest'ultimo posto, siamo arrivati in 2 partite a dare una solidità alla squadra in pochissimi giorni, a dare una compattezza maggiore, abbiamo fatto dei punti pesanti, importanti contro squadre peraltro difficili da affrontare anche sul piano, perché Bologna lo sappiamo per quale storia ha
molto positiva con quel Sinisi allenatore. La Spal era un'ultima spiaggia per gli altri, quindi quando giochi queste partite di alta tensione dove il risultato sembra che tutto sia scontato e non lo è, e siamo andati già a 7 punti da là dietro, cominciamo a fare un passo alla volta. Ti ho detto all'inizio, non faccio i miracoli, non è che li tocco e poi si cambia tutto quello che è un pregresso di timore, di sensazioni, di tensione, anche che poi di gamba, di atteggiamento, di mentalità. Quello che a me piace è che la squadra, l'ho parlato con i ragazzi, siamo noi a scaldare i nostri tifosi quando giochiamo in casa, no? E questo non cambia fra casa e fuori casa, ma attraverso dei piccoli atteggiamenti. L'affrontiamo per poter fare la partita, perché io sono curioso in questa fase, anche perché ce lo possiamo permettere, tra virgolette, in virtù di quella che adesso abbiamo fatto in appena 2 partite, abbiamo fatto 4 punti pesanti, ma ne potevamo fare 6, siamo stati più vicini, se diciamo la verità, perché abbiamo avuto occasione anche con la Spal di poter sbloccare prima, ma di poter fare più 6 punti, perché a Bologna se chiudiamo la partita portiamo a casa 3 punti, quindi abbiamo avuto 4-5 situazioni importanti da leggere, da chiudere, e senza quel grande calcio piazzato fatto avremmo portato a casa anche 2 punti in più. Quindi oggi ci consente di andarci a riverificare anche in una partita e poter andare ancora a insistere, a capire dove dobbiamo insistere su certi lavori, nelle 2 fasi di possesso e di non possesso, e di capire cosa dobbiamo, su cosa dobbiamo andare ancora a lavorare. Quindi mi interessa, la prendo in grande considerazione, l'ho detto ai ragazzi, ci teniamo a fare il nostro massimo in questo momento del campionato, in questo momento della stagione, e poter capire, no? Poi andare a correggere eventualmente ancora alcune situazioni che inevitabilmente dobbiamo ancora migliorare. Poco fa Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati, vi diciamo che sono out Boateng per un trauma contusivo al ginocchio. Venuti, come sapete, squalificato, non convocato Pedro, perché domani quasi sicuramente tornerà in Brasile per quell'operazione a cui abbiamo fatto riferimento. Certo, Gabriele, oggi si fa fatica, no, a dire che ci possa essere partita domani. Ci abbiamo negli occhi sabato notte il secondo tempo dell'Atalanta a San Siro con l'Inter e domenica la partita complessivamente affrontiamo con la Spal. Sì, è 3-4 anni che abbiamo negli occhi l'Atalanta e 2-3 anni che abbiamo negli occhi questa Fiorentina, però come hai detto all'inizio, come scrivevano una volta i nostri colleghi più anziani, la palla è rotonda, no? E quindi non si sa mai, perché può darsi che per loro giochino le seconde linee, che le motivazioni siano diverse. E certamente sulla carta non c'è partita, perché sono 2 squadre appunto speculari quanto è funzionante una, quanto è un po' sgangherata quell'altra. Però Iachini ha grinta, e se ne ha trasmessa un pochettino ai giocatori, che mi sembravano un po' catatonici, sì, anche proprio come umore, no? E invece bisogna, anche quelli brocchi, che non sono, devono essere, poi voglio dire, devono pensare di essere dei fenomeni. E quindi, boh, perché no? Speriamo. Delle volte andare avanti in queste competizioni è un po' di ostacolo a concentrarsi sul core business, che qui è salvare le bucce, no? Anche se ci sono squadre messe peggio della Fiorentina. La Coppa Italia fa anche un po' di soldi. Ma poi io voglio dire, questa Atalanta che è qualificata in Champions, che a questo punto lotta totalmente per riconquistare un posto in Champions, cioè, è vero che sono allenati benissimo, hanno un meccanismo di gioco. Sai cosa diceva il Barone? Che se te corri bene, corri poco e risparmi energia. L'Atalanta corre bene e quindi però io immagino che sono uomini, ci sarà un momento che abbasseranno un attimo il livello di tensione. Io punto molto sulla tensione invece positiva della Fiorentina. Noi speriamo e abbiamo, come dire, sensazioni positive di una grande partita della Fiorentina. Se dovesse andare male non sarebbe una notizia, proprio per quello che diceva adesso il direttore. Ecco, l'unica cosa da evitare, ragazzi, è l'imbarcare. No, ma non perché c'è il momento in cui una squadra con difficoltà riesce a fare 4 punti in 2 partite e si rimette, no, voglio dire, in sesto, se dovesse essere travolta, allora lì forse subentrerebbero, tornerebbero i vecchi fantasmi. Sì, gli ultimi, no, risultati, Gabriele, devono aver dato tono. Un po' di tono. Ha ragione, certo. Iachini, potevano essere 6, sono 4 in 2 partite che sono quelle che sono da vincere o in cui fare punti, perché poi con la Juve, con l'Inter, qualcosa. Ma probabilmente anche sabato a Napoli parte una situazione grande. Forse anche sabato a Devi Napoli. Devi vincere col Genoa quella dopo. Oggi nel frattempo la Lazio ha asfaltato la Cremonese 4 gol. Vabbè. E il Napoli con 2 rigori di Insigne ha regolato il Perugia. Allora io direi che noi possiamo andare in fascia, poi rientriamo, abbiamo il terzo segmento della conferenza stampa di Beppe Iachini nel
nel quale si parla di Federico Chiesa, che probabilmente domani non partirà dal primo minuto, anche perché c'è una gestione fisica del giocatore abbastanza delicata, e sabato sera, ricordiamo, alle 20.45 Fiorentina sarà in campo al San Paolo con il Napoli, quindi insomma bisogna anche capire che il campionato in questo momento è più importante. Andiamo al nostro cammino con Beppe Iachini, che ha parlato oggi in conferenza stampa allo stadio, e in questo pezzo di conferenza si parla appunto di Chiesa, vediamo. Per quanto riguarda Federico, sì, sto facendo questa valutazione proprio perché avevamo parlato di questa cosa qui. Sta recuperando da un infortunio alla caviglia dove è stato fermo, e domani ci potrà stare anche, vediamo il suo recupero come è stato, anche uno step per poter verificare se possa essere utile a partita in corso, no? Proprio perché dopo altri tre giorni c'è una partita a Napoli, e quindi dovrò verificare bene questo, perché non possiamo mandare i giocatori anche che hanno avuto delle problematiche in over, rischieremo di ristopparli di nuovo, quindi guardiamo bene, ecco, anche su questo la monitoriamo bene. Il discorso poi delle polemiche che ci sono state, cose di campo, ma parli con uno che ne ha fatte quando con gli avversari, quindi non è che c'erano problemi in questo senso, ma poi finisce la partita, termina lì, sono sicuro che fra i due, sia fra insomma Giampiero che Federico, le cose terminano lì, finiscono lì, perché poi ognuno fa la sua strada e il suo percorso di lavoro, come giusto che sia. Dunque è stato chiarissimo Beppe Iachini su Chiesa, però Gabriele, vorrei cambiare pagina per un istante, vista la sua presenza, perché ieri c'è stato un nuovo aggiornamento sulla vicenda stadio, sembra una grande nuvola, questo, non quella di Fuscas, ma la nuvola per tutto ciò che sembra, no, ammantare questa vicenda è sempre più complicata. Sì, è una vicenda che tende a fiorentinizzarsi, no? Noi abbiamo... Io vivo da quando sono qui più di 30 anni con l'incubo Peretola, no? Siamo ancora lì con una specie di pista di go-kart che spacciamo per aeroporto, e però siamo decisissimi a farne un aeroporto vero, e indignati perché gli altri lo fanno. E l'importante secondo me sono due cose che non emergono purtroppo da questa vicenda: che la Fiorentina abbia uno stadio moderno che possa implementare i suoi incassi e quindi la qualità del suo gioco, e che Firenze non perda metà della propria città, trasformando il Franchi comunque sia in un nuovo Flaminio abbandonato, certo. Tendopoli o Baraccopoli per sbandati, perché poi da opera d'arte intoccabile, a parte che sarebbe meglio averla toccata, perché stiamo accorgendo che il cemento armato del Franchi è un po' come quello del Ponte Morandi. E credo che queste due cose debbano andare in parallelo. Qual è la cosa meglio? Che si decidano. Io ogni giorno faccio un minuto di raccoglimento per Comisso, perché non si penta. Non si stufa. Sarà già pentito, evidentemente. Poi anche lui doveva sapere come vanno le cose qui da noi, non scoprirle tutte in una volta. Ti aspettavi qualcosa di più dalla sovrintendenza, oppure sei rassegnato ormai? Ma io vedo... Le hai viste scritte troppo in vita tua? No, ma la sovrintendenza la vedo parte di questo gioco, perché anche lei non ha mai avuto niente di preciso. Poi pareva che fossero vincoli inviolabili. Poi invece ci spiega che lo stadio è vendibile, cosa fondamentale, ed è ristrutturabile. Teniamo su queste benedette curve, io... che sto qui vicino, ogni tanto passo e guardo, dico, ma cosa avete di così bello? Perché dice, sai, non si può abbattere Palazzo Vecchio, capisco, anche se è vecchio, ma insomma, no, non abbattiamo. Anche il coraggio di mettere una firma direttore. Ma non lo so, voglio dire, mi sembra esosa la richiesta di Mercafir, ma anche se di mercato. Mi sembra che disfare Mercafir, poi non ho ancora capito dove metteremo quei rifiuti speciali che sono un grande complesso abbattuto, perché abbiamo ancora quelli delle zone terremotate che sono lì le macerie, perché non sanno dove mettere, quindi sappiamo già dove metterlo, i tecnici forse lo sapranno. Poi bisogna fare un nuovo Mercafir, poi bisogna fare lo stadio, sarà la soluzione ottimale, su cui la vedo Nardella molto molto concentrato, anche troppo forse, perché poi alla fine uno dice, ma
Sei fidanzato con Mercafir o pensi veramente... altre soluzioni vanno, vengono allo stadio. Io sono perché, feci un pezzo sulla Nazione, richiesto cortesemente dalla direttrice Pini qualche settimana fa, dicendo che secondo me uno stadio è meglio se fa lo stadio. Poi, se questo non si può fare, non deve neanche diventare un rudere. No, certo. Allora, chiudiamo con guarda, il chiudo, caso, Luca. Chiudo, mi dispiace sporcare le parole. Sarebbe no, giusto finirla qua, la trasmissione. Dilla più giusta. Che è bellissima. No, la Fiorentina è vicinissima a Duncan. Il resto del dubbio che investire 18 milioni su un giocatore che non mi pare questo crack, in una squadra che sta peggio della Fiorentina, non lo so, mi resta qualche dubbio. Io vorrei giocatori come Cutrone, se possibilmente più forti di Cutrone. Bene, allora finisce qui il salotto dello sport, noi ci rincontreremo domani e vi daremo conto naturalmente Fiorentina-Atalanta, partita secca, gara secca, si gioca al Franchi alle 15, ottavo di finale, quindi partita sicuramente interessante. Direttore, grazie. Per grazie a voi. Grazie. Tu sei di casa, salotto dello sport, quindi quando hai voglia e tempo da dedicarci. Non mi invitate quasi mai, ma quando mi invitate vengo volentieri. Lo faremo più spesso. Tutto colpa ai itinerari. Colpa ai itinerari. Però Luca mi inviterebbe. Sono contento che i tuoi figli ci seguono sempre, vero? Sì, adesso uno è fuori regione e non ci vede, ma l'altro lo guarda due volte, quindi. Bravi ragazzi, bravissimi, continuate così. Allora, grazie a tutti voi e appuntamento a domani. Buona serata.